Ma vogliamo partire da quella notizia che ci porta a questa storia meravigliosa d'amore che è il Natale. Dall'Annunciazione. E lo facciamo come? Attraverso un viaggio nell'arte. Bellissimo, raccontato da Madre Rebecca Nazzaro, missionaria della Divina Rivelazione. Madre Rebecca, auguri. Grazie anche a voi. Voi siete tutte le nostre buone notizie. Soprattutto perché l'Annunciazione lo è. Noi immaginiamo soltanto questo annuncio di un angelo a una giovane ragazza ed invece l'inizio di una storia che cambia la vita dell'uomo. Sì, l'Annunciazione è la storia più grande, il miracolo più grande che è avvenuto nell'umanità. È un dialogo tra l'angelo e la Vergine Maria e da quel momento le cose cambiano nella storia completamente. Dio, che aveva preparato la storia nei secoli passati attraverso la storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, fino appunto a Maria, Dio entra nella storia di questa fanciulla e chiede a lei il permesso di entrare nell'umanità per tessere Chiede il questa storia permesso, è d'amore. bellissima questa Sì, perché sottolineatura. Maria è libera di dire sì o no. E lei dirà: eccomi, sono la serva del Gli Signore. artisti, tutti, sono rimasti inchiodati a questo annuncio. Che cosa nell'arte in genere si è raccontato dell'Annunciazione? Ma ci sono degli elementi fondamentali che nascono proprio dalla considerazione teologica dei padri della Chiesa. E quindi elementi che sono l'angelo, chiaramente, il giglio. Quasi sempre l'angelo porta con sé il giglio, che è con tre boccioli, perché indicano la verginità di Maria. Maria è sempre vergine prima, durante e dopo il parto. Quindi questo è un elemento fondamentale che noi troviamo. Maria che quasi sempre legge la scrittura, cioè in un momento di meditazione, perché il cuore Come di dire, Maria. il mio sì non viene da una cosa istintiva, non viene da un momento di distrazione, ma al contrario, dopo Sì, meditazione. una meditazione. Quasi sempre Maria, ecco, è inginocchiata in preghiera, che medita e all'improvviso, ecco, arriva l'angelo che le dà questo annuncio. Noi oggi entriamo in punta di piedi, quasi come se fossimo dentro un museo, a contemplare un capolavoro, perché lo scorso Natale, 500 anni dalla nascita del Tintoretto, a Lecco è successa una cosa bellissima, e cioè è stato esposto, tra l'altro una opera privata, 4-5 volte è stata mandata via fuori da questa casa, è stata esposta l'Annunciazione del Tintoretto, e guardate, è un capolavoro. Allora, Madre Rebecca, noi prima vediamo il significato spirituale di questa decisione assunta proprio dalla diocesi e poi proviamo a leggere quest'opera d'arte. Maurizio Iovane ci porta veramente in punta di piedi a leggere il Tintoretto. Guardate. In questo quadro vediamo una donna che dice di sì a un Dio che vuole far parte dei suoi giorni. Ecco, noi siamo chiamati a riconoscere che dentro la storia ci sono tanti segni provvidenti, che dentro la storia è di più il bene che vuole raggiungerci che il male. E dire sì è il nostro modo per entrare in dialogo, in alleanza con l'infinito, con Dio, come è stato per Maria. Abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi perché l'arte è capace di parlare a tutti, di parlare a tutte le generazioni. Il bello affascina ogni uomo e loro sono messaggeri della bellezza e parlano alle persone che vengono qui. Il ritorno che abbiamo dei oltre 6.000 visitatori che finora sono stati davanti all'opera, la cosa più bella, sì, il quadro, Tintoretto, l'Annunciazione, ma è proprio l'incontro con la storia e la passione di questi ragazzi. Ho avuto l'occasione di conoscere quest'opera grazie a questo evento e mi ha permesso di apprezzare anche la tecnica dell'artista e la grande maestria con cui dipingeva. È sicuramente una bellissima esperienza che mi permette di relazionarmi con le persone, ma in questo caso anche di venire a conoscenza di particolari dell'opera che normalmente non si studiano. È una grande opportunità non solo per me che appunto mi metto in gioco spiegando alle persone l'opera, per aiutarle a comprenderla e grazie a questo riesco anche a dare alle persone un po' della mia conoscenza e a trasmetterglielo.
L'aspetto che ritengo più significativo di quest'opera, oltre a Maria, l'Angelo, lo Spirito Santo, oltre ai dati di fede, è un piccolo dettaglio che vediamo in fondo, sotto la finestra, questa finestra che per metà è aperta dall'interno. È quel fermaglio che probabilmente serviva nelle case veneziane del tempo come elemento di sicurezza per evitare le intrusioni. Questo fermaglio che è forzato, che è divelto, lo si vede in fondo. Ecco, Dio ha questa volontà di entrare nella nostra storia e è pronto anche a forzare un po' le nostre resistenze. Dentro questo imprevisto, di questa finestra che si apre, Maria sa riconoscere l'azione di Dio e lascia che questo angelo entri, non va a richiudere la finestra, non va a rinforzare la sbarra. Ecco, lasciamo che Dio in queste feste di Natale ormai passate entri nella nostra vita, forzi la nostra resistenza, perché ha sicuramente un messaggio buono per noi. Dentro gli imprevisti non ci sono solo fatti negativi, ma c'è la possibilità di vedere Dio che ci vuole parlare. Questa, Madre Rebecca Nazzaro, è davvero una rivelazione. Sì. Forse ci aiuta davvero a inizio anno a intraprendere diversamente il nostro cammino. Leggere la presenza di Dio dentro gli imprevisti, quelle mazzate che ti arrivano a cui noi difficilmente riusciamo a dare una risposta. Ma tante volte noi i no della vita li consideriamo solo negativi. Brava. In realtà i no della vita, che può essere appunto un imprevisto, una sofferenza, un'ingratitudine, un tradimento, le cose possono avere purtroppo anche grandi sfaccettature, ma in realtà sono tutti segni che il Signore pone sulla nostra strada per indicare il cammino vero, quello che ci conduce a Lui. E quindi ecco, il no per noi è appunto quella forzatura, perché noi non vorremmo, ma è grande a saperlo accettare, come ha fatto la Vergine Maria, che ha accettato, è rimasta turbata, si è meravigliata, ma l'ho accettato. Madre Rebecca, siamo passati dal Tintoretto adesso ad altre annunciazioni, perché abbiamo detto che grandi artisti si sono misurati con questi capolavori. Questo ci porta a Santa Maria Maggiore, sì, che è un luogo importante per quello che riguarda l'annunciazione. Sì, Santa Maria Maggiore è considerata appunto la Betlemme di Roma. La Betlemme di Roma. La Betlemme di Roma, perché custodisce le asticelle della culla di Gesù Bambino in un preziosissimo reliquiario che si trova nella cripta sotto l'altare maggiore. Quindi, e poi la prima basilica che è donata al popolo di Dio da un papa, Papa Sisto III. Le basiliche romane papali sono tutte basiliche costantiniane, quindi è stato l'imperatore che ha dedicato, che ha voluto donare al popolo di Dio questi luoghi di culto, i primi luoghi di culto dopo le grandi persecuzioni. Questa basilica invece è stata donata proprio dal Papa Sisto III e c'è tutto un ciclo di mosaici. E infatti questo è un mosaico, quello che riguarda l'annunciazione. Sì, del V secolo, pensate. Ecco. I mosaici dell'Arco Trionfale sono del V secolo. Che cosa colpisce di questo mosaico? E colpisce questo filo rosso che Maria tiene tra le mani. Quindi qui facciamo, ecco, quel discorso che facevamo all'inizio, cioè la considerazione teologica dei padri della Chiesa, che Dio ha tessuto nella storia dell'umanità, l'arrivo del figlio di Dio, di suo figlio nel grembo di Maria, ha dato la possibilità agli artisti di interpretare questa tessitura come Maria che tesse nel suo grembo la vita di Gesù Bambino, di suo figlio. Allora ecco che Maria tiene in mano questo filo rosso, vedete c'è questo cestino da lavoro, il filo rosso che Maria è seduta sul trono. Fin dall'origine Maria è stata sempre rappresentata come una sovrana, una regina, perché lei è la madre del re dei re, e tesse, perché nel suo grembo per 9 mesi tesserà il corpo umano del figlio di Dio, e Maria dà la sua maternità con la divinità che le stava donata. Stiamo parlando del V secolo. Del V secolo. Questo come per dire, da era sempre una storia già rivelata. E questo per dire come la tradizione nella Chiesa è fondamentale insieme alla scrittura. Viene prima la tradizione e poi il Vangelo, perché prima è stato trasmesso oralmente con la vita di Gesù. E laddove c'è la fede vera non confliggono? No, mai. Quindi questo è un passaggio molto importante. Vedere quindi Maria che tesse. Infatti anche nel Tintoretto c'era a terra un cestino
da lavoro. Quindi, come dire, i secoli passano, però quello che gli elementi fondamentali rimangono. E il Barocci invece cosa ne pensi? Il Barocci lo stesso, certo, è un pittore, anche se quasi contemporaneo del Tintoretto, però completamente diverso. La sua pittura è una pittura elegante, raffinata, c'è l'incanto del colore. E qui, ecco, vedete l'angelo che si inginocchia, presenta l'annuncio però inginocchiato, perché la riguarda, la saluta proprio piena di grazia. Quindi Maria è già la donna tra tutte le donne scelta da Dio per questo grande evento della incarnazione. E qui Maria non è sola nella scelta. Maria non è sola, Maria, vedete, entriamo proprio nella sua stanza, la stanza dove lei appunto, vedete, è inginocchiata, stava leggendo il libro, vedete che poi alla luce dell'angelo il libro viene posato sull'inginocchiatoio, la luce di Maria risplende, vedete i due colori fondamentali, il rosso e il blu, proprio per indicare che Maria ha dato il suo corpo, quindi il suo sangue al figlio di Dio, però allo stesso tempo è rivestito di divinità, il celeste, quindi l'azzurro, la schiera celeste, quindi i due colori indicano la maternità e la divinità, ecco perché Maria è madre di Dio, perché ha dato il corpo al figlio di Dio. E di lato, vedete, in basso sulla sinistra c'è un cestino da lavoro e solo un gattino che ci dorme sopra, per indicare sempre che cosa? La quotidianità, cioè Dio entra nella nostra storia, nel quotidiano, e ci presenta delle cose straordinarie per rendere ordinario tutto. Ma Rebecca Nazzaro, straordinario è averti ad inizio anno e raccontare così questa storia che ha cambiato l'umanità, sì. Anche dei non credenti. Anche auguri, credenti. Grazie, e grazie a voi. E io, sapete cosa faccio? Quel gattino all'angolo di questo capolavoro del Barocci.